Sairam, buongiorno a tutti. Benvenuti su saiwisdom.com. Esprimo sinceramente i miei ringraziamenti al gruppo SaiWisdom per aver registrato tutti questi programmi, tutti i discorsi, in modo che voi possiate conoscere il tema, ciò che sta accadendo oggi. Questo è un tipo di sensibilizzazione, dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta succedendo oggi e dovremmo anche essere consapevoli di ciò che Baba ha detto su questi temi. Quindi questa è l'intenzione del gruppo saiwisdom.com, che si è offerto volontario di fare le registrazioni e si è reso disponibile per i vostri esami affinché voi possiate avere tutte le informazioni necessarie. Ora questo discorso vi darà qualche input in più su questo problema di cui si è parlato nell'ultimo discorso. Nel discorso precedente ho portato la vostra attenzione su ciò che è, su che cos'è il corpo di luce, il corpo sottile, e vi ho informato sui medium, ho parlato a lungo anche dei comunicatori, ovvero quanto sono inutili, insignificanti e vergognosi se li vediamo dal punto di vista di Baba. Quando esaminiamo i suoi insegnamenti, troveremo che tutti questi comunicatori medium sono ridicoli. E ora in questo discorso vorrei parlare ancora di certi aspetti. Bene, oggi sono sorpreso di sapere che alcuni sono in grado di imitarlo. Dubito che siano artisti di mimo. Imitarlo, lo stile dei vestiti, i gesti, le posture, l'abbigliamento, comprese le materializzazioni come medaglioni, orologi e anche la fuoriuscita dello Shivalingam. Bene, tutte queste cose stanno andando avanti. Cosa ha da dire Baba su queste cose? Come in che modo ci ha avvertito molto tempo fa? Dal momento che la maggior parte di noi non ha conosciuto tutto ciò che ha detto, ho pensato di ricordarvelo portandovi alla vostra attenzione gli insegnamenti di Swami. Oltre a ciò, c'è anche una falsa affermazione detta dal medium che Swami abbia lasciato incompleta la sua missione. Egli ha detto: è mio lavoro completarla. Caspita, quanto sei sciocco! Sei in grado di finire il suo compito? Sei in grado di completare ciò che è stato lasciato da lui? E dov'è la garanzia che quello che stai completando oggi avrà la sua approvazione? Queste sono le cose che voglio discutere con voi in questo discorso. L'imitazione è umana, la creazione è divina. Pensiamo prima a qualcosa come l'imitazione, perché l'imitazione è abbastanza semplice. Guardiamo in TV come alcuni artisti imitano in modo eccellente. So che abbiamo un Reddy, io credo. Lo vedo spesso in TV, imita in modo eccellente tutti i leader politici, tutti gli attori cinematografici. E abbiamo avuto anche un uomo di fama nazionale di nome Venu Madhav, che imita The Golden Voice, film inglesi, musiche, molti altri leader nazionali, tra cui Indira Gandhi. L'imitazione è umana e la creazione è divina.
Quindi ho avuto un'esperienza con questi imitatori, gli artisti del mimo, li ho visti, hanno vinto, hanno avuto tutto l'apprezzamento e gli applausi degli spettatori. Io guardo e basta anche allo stesso modo, perché Baba disse l'imitazione umana, la creazione divina. Non puoi imitare alla cieca, come essere umano. È una debolezza imitare. Il divino non imita mai, il divino crea, il divino è creativo, qualcosa di nuovo. Lui non è ripetitivo, pertanto in questo senso l'imitazione è umana, mentre la creazione è divina. Permettetemi di condividere alcune delle opinioni espresse da Bhagavan Baba su questo argomento. L'imitazione della sua voce, degli abiti, del suo comportamento. C'è un libro che si chiama Ambrosia in Shirdi, che è abbastanza popolare, e alla pagina 174 si viene menzionato chiaramente questa cosa. Ai tempi di Shirdi Baba c'erano parecchi devoti che lo imitavano e che si erano designati come se fossero Baba. Per esempio, in Kopargon un tipo aveva iniziato a imitare Sai Baba e si chiamava Kopargon Baba. E c'è un altro uomo di Bandra che si chiama Bandra Baba, un'altra persona di Nagpur che iniziò a imitare Shirdi Sai e lui è Nagpur Baba. Quindi non è una novità ciò che sta accadendo oggi, anche ai tempi di Shirdi Baba queste persone lo imitavano. Quindi sono solo umani, solo perché imitano. Puoi imitare con successo, ma non sei divino, non puoi essere divino. E ora siamo in grado di imitare la sua voce, il suo vestito, il suo comportamento. Io potrei indossare un vestito di Sai, perché mi piace quel vestito, ma vestirmi come Baba non mi renderà Sai Baba, non farà di me Sai Baba. Io posso anche parlare perché il Telugu è la mia lingua madre, ma con la pratica posso anche parlare come lui, ma non posso essere Sai Baba. Potrei comportarmi così, muovendo le mani in quel modo, scrivendo nell'aria, ma non posso essere Sai Baba. È solo un'azione come gli attori del cinema. Rido anche dentro di me quando penso ad alcuni film. Lì ci sono degli eroi, dei duplicati. Ogni attore avrà un doppione, una controfigura. Quando l'eroe rifiuta di fare alcune scene, alcune acrobazie, c'è un'altra persona. Una controfigura che gli assomiglia esattamente e verrà portato lì e si chiama controfigura e lo reciterà nel ruolo dell'eroe, ma non sarà mai l'eroe. Allo stesso modo ci possono essere anche nei gruppi spirituali, come sta accadendo oggi, dei tentativi di imitazioni negli abiti, nelle abitudini, nei gesti, nelle materializzazioni, ma non possono essere l'originale. È impossibile, l'originale è l'originale. Ecco perché anche negli uffici il personale vuole che inviamo i documenti originali, solo documenti originali, per cui l'originale è l'originale. E ora Bhagavan Baba, nel suo discorso del 14 gennaio 1973, menzionò in Satya Sai Speaks, volume 12, pagina 2, queste cose, dicendo che anche nell'avatar di Krishna c'era una persona che lo imitava. Imitava i gioielli, le piume di pavone e tutto il resto. Lui si chiamava Pondraka Vasudeva o Pondrika. Imitava e aveva lo stesso tipo di trucco, lo stesso vestito di Krishna. Ed era diventato poi una questione di scherno e divertimento. Non riuscì però a ingannare le persone. Ciò che voglio che voi capiate, voglio attirare la vostra attenzione su questo. Non importa
per quanto voi cerchiate di imitare ogni forma, non avrete mai successo. Tu potresti essere in grado di imbrogliare le persone, potresti essere in grado di ingannare le persone, di portarle sulla strada sbagliata, ma non riuscirai a lungo andare. Il tempo lo dimostrerà. Noi abbiamo visto ciò che sta accadendo oggi. Pondraka Vasudeva, in quel caso, a quei tempi, divenne ridicolo verso la fine, quando si seppe tutto. Baba menzionò in quella lezione del 14 gennaio 73 e disse, cosa disse? Alcune persone sollevano le mani come se io, come faccio io quando benedico. Alcune persone guardano le mie fotografie e mi imitano. Questo non può essere, sei Baba, è impossibile. Vi piacciono le mie mani e magari riuscite anche guardando le mie foto a camminare come me, ma non sarete mai sei Baba. Questo è ciò che ha detto Baba, quindi è ridicolo imitare Bhagavanji di Satyasai Baba come lui stesso ha detto. Va bene, potrei dire quando qualcuno imita Sai Baba, quanto mi dà fastidio, che cosa succede? E allora, ma dovremmo sapere cosa sta accadendo, con questa falsa imitazione, con questa farsa, con questo trucco, che cosa sta accadendo? Baba disse di loro che essi distruggono la fede che alcune persone hanno riposto nel divino. Baba ha parlato in questo modo di quelle persone, stanno distruggendo la fede che tutte le persone devote hanno riposto nel divino. Questo è ciò che ha detto Baba. Il più grande e peggiore dei crimini è distruggere la fede di Dio, in Dio. Questi imitatori stanno distruggendo la fede in Swami, come egli stesso ha detto, specificando. In questo modo voglio darvi proprio riferimenti. Sapete come li ha paragonati questi imitatori Swami? Velenosi, parassiti velenosi, animali velenosi che ledono la pace e l'armonia nella società. I parassiti danneggiano la pace e l'armonia nella società. Questi imitatori stanno ferendo l'intera organizzazione, Satyasai. Satyasai International Organization, sono come parassiti e bisogna stare molto attenti. Questo è quello che ha detto Bhagavan. Quindi Swami ha anche detto questo punto. Perché lo fanno? Lo fanno per interessi egoistici, perché vogliono radunare intorno a loro delle persone. E sapete cosa ha detto Baba di queste persone, di questi imitatori? Alcune persone potrebbero venire a dire. Ci sono molte persone però che si avvicinano a questi imitatori e quindi cosa? Potrebbe esserci un numero qualsiasi di persone, ma cosa importa? Baba ha detto che gli uccelli della stessa specie si riuniscono e si affollano insieme, uccelli delle stesse piume si affollano insieme. Per cui un imitatore radunerà intorno a sé devoti di terzo grado, della sua stessa qualità. Questo è ciò che ha detto Swami nei suoi discorsi. E cosa accadrà a loro? Cosa accadrà a quelle persone che lo imitano? E cosa accadrà a quelle persone che si avvicinano all'imitatore, quindi ai suoi seguaci? Swami disse, essi sono dei pretendenti, cadranno in rovina. Quindi nessuno può dirlo più potentemente dello stesso Swami. Questi, pretendenti cadranno in rovina e rovineranno la società in cui operano. Quindi le persone che stanno vicino agli imitatori cadranno in rovina e lo stesso imitatore cadrà egli stesso in rovina. Siete preparati per quello? Swami ha detto che sarà fatto un danno alla società. E che danno si sta affrontando in cambio di ciò? Questa è una precauzione. È un avvertimento per tutte le persone che seguono questi imitatori in modo cieco. Then some people
Swami nel 1974, il 1 aprile, in Satya Sai Speaks, volume 12, cosa disse? Questo si applica a tutte le persone, a tutti i devoti. Notate questo punto, che cosa dice? Dice che i veri devoti non annunceranno mai una tale, non faranno mai una tale assurda affermazione. Un vero devoto non dirà mai io sono Sai Baba, un vero devoto non imiterà mai Sai Baba, i veri devoti non seguiranno queste persone. Quindi Swami disse, mettetevi in discussione se siete dei veri devoti oppure no. Non seguite così in questo modo, non seguirete mai questi pretendenti, questi imitatori. E poi Swami ha anche detto, alcune persone dicono di avere delle benedizioni speciali da Swami. Nello stesso discorso del 1 aprile 74, alcune persone affermano di avere ricevuto delle benedizioni speciali da Swami. Sono benedetti molto di più, ma con quali parametri possono dire queste cose? Che significa che hanno 2 chili di benedizioni extra, 1 litro di benedizioni in più o 2 gradi di benedizioni in più? Ma come potete valutare le benedizioni? È davvero sciocco dire io ho più benedizioni e io sono più benedetto di te. Questo significa ingannare le persone innocenti, le persone che non sono consapevoli, che non hanno una certa consapevolezza spirituale di base. Potrebbe essere abbastanza facile gestire, manipolare, confondere persone simili. Alcune persone dicono, Baba mi ha autorizzato ad andare in giro tra i devoti perché mi ha dato alcuni poteri speciali e mi ha autorizzato a raccogliere fondi e donazioni. Dicono queste cose di Baba, ma Baba non le ha mai dette. Baba disse molto tempo fa che alcune persone si rivendicano come devoti speciali, come se avessero qualcosa in più, qualche benedizione in più, e quindi si autoproclamano importanti. Ma che cos'è tutto questo? Baba aveva detto che queste cose sarebbero accadute, quindi cerchiamo di essere prudenti, e a questo scopo questi colloqui sono organizzati in modo tale che le persone confuse possano conoscere la realtà e faranno un modo di proteggersi da questa disgrazia. Poi Baba ha detto anche queste cose. Alcune persone dicono che dicono, Sai Baba mi ha dato dei poteri. I poteri devono essere dotati in quel modo? Dovreste conoscere che il potere che è in voi, è la divinità che è in voi è potente, non altri poteri di cui si parla. Il vero potere è la divinità all'interno di noi. Come strumenti di Baba, voi stessi avete la divinità interiore. Quindi, d'altra parte, se si è portati via da poteri esterni, sciocchi, è solo per semplici ed economici guadagni o persino per propaganda e pubblicità, Baba disse chiaramente, non lasciatevi fuorviare da tali dichiarazioni, non lasciatevi fuorviare da tali dichiarazioni. Dichiarazioni come Baba mi ha dato tutta l'autorità per raccogliere fondi e altro. Baba ha anche detto, dicono loro, Baba voleva che andassi in giro in modo in diversi luoghi nel mondo. Swami disse, non chiederò mai a nessuno, non ho alcun controllo sulla mente. Quindi come si può avere intenzione di controllare la mente degli altri? Non ho nessun tipo di pensiero, disse Swami, su questo argomento. Quindi notate, cari miei fratelli e sorelle, questo punto. Dobbiamo essere in grado di seguire un pensiero, un percorso. Questo è ciò che ha detto chiaramente. Non può esserci un secondo percorso, non possono esserci 2 altri percorsi. È impossibile, impossibile. Esaminiamo esaminiamoci fino a che punto stiamo seguendo i suoi insegnamenti, fino a che punto siamo consapevoli dei suoi insegnamenti. È molto importante. Poi Swami ha anche detto, alcune persone imitano,
Anche qui in Sai Kulwant Hall o nel Sai Ramesh Hall hanno organizzato alcuni programmi culturali. Un ragazzo interpreta il ruolo di Sai Baba, un ragazzo giovane, indosserà lo stesso vestito di Swami, avrà gli stessi capelli e tutto il resto, inizierà a muovere la mano mentre Swami muove la sua. Tutti ridono e applaudono. A volte Swami aveva anche delle fotografie faceva anche delle fotografie con questi bambini vestiti come lui. Queste persone che si vestono come lui, che camminano come lui e che lo imitano, questo è solo per gioco, per intrattenere, non per l'illuminazione. La personalità di Baba, la sua imponenza, la sua originalità e creatività è divina, mentre questi falsi qui sono solo degli imitatori che intrattengono. Possono farvi divertire, perché nel cinema non ci sono molti eroi di successo che interpretano il ruolo di Krishna. In Andhra Pradesh c'è un eroe di nome Rama Rao, che è stato capo ministro dell'Andhra Pradesh. Ha anche interpretato il ruolo di Krishna e molte persone pensano, ma guarda te che azione meravigliosa, che ottima recitazione. Un attore eccellente, ha servito come primo ministro. Molte persone dicono, non abbiamo visto Krishna fino a Rama Rao. Un attore di successo. Ma è solo un imitatore, non può essere Krishna, non può essere Krishna anche se lo ha recitato bene. Tutti lo hanno apprezzato, gli hanno dato dei titoli anche, per il suo talento e per il suo modo di recitare, per le sue abilità, per il dialogo. E altri riconoscimenti e premi. Allo stesso modo, alcune persone possono comportarsi come Baba, ma non possono essere Baba, è impossibile, è solo un'imitazione di successo. Cosa dice Baba? I discorsi di Swami sono contenuti in alcuni libri trasmessi agli studenti durante, si tratta di dei corsi estivi speciali di cultura e spiritualità indiane che avvenivano ogni anno e sono stati pubblicati sotto il titolo di Summer Showers in Vrindavan. Questo discorso è stato tenuto nel 74, nella prima parte, a pagina 14. Cosa dice Baba? Dice: imitare semplicemente ciò che vedi nel mondo intorno a te è puramente umano e non esiste alcun aspetto divino in esso. Non esiste alcun aspetto divino. Tutte le imitazioni che vedi nel mondo sono puramente umane. Questo è ciò che ha detto durante il corso estivo. Quindi voglio portarvi la vostra attenzione a questo riferimento. Poi c'è un'altra cosa, l'abito. Se indosso l'abito di Swami, la veste di Swami e tutto il resto, è un vestito elegante, serve solo per farvi divertire, per farvi ridere. Ma non è quello. Swami ha detto chiaramente: non credete al mesmerismo mascherato, non credete a quelle persone che si mascherano da dei. Travestimento significa vestito elegante. Potrebbero avere un vestito elegante, vestirsi come me, ma non lasciatevi trasportare. Questo ha detto. Le parole di Swami sono dette a una signora e tutte quelle parole sono state registrate e contenute in un libro che si chiama Ananda Dai, Sri Satya Sai Ananda Dai, a pagina 292. Dove Swami le disse non credere nel mesmerismo, cioè nella medianità, non credere nei medium, non cercare di imparare la medianità, non cercare di imparare come si fa ad ipnotizzare le persone, non cercare di imparare a imitare le persone, non praticate questa cosa, è malvagia. Questo è ciò che Baba ha detto. Inoltre questo ci apre gli occhi. Voglio attirare la vostra attenzione su questa cosa speciale. Perché alcune persone hanno successo semplicemente imitandolo? Come? Come sono in grado di materializzare gli oggetti? Come possono parlare come Baba? Perché le persone sono tanto attratte da queste cose? Le risposte le ha date Baba stesso, dicendo: ciò che vedi in loro sono solo gli spiriti maligni.
spiriti maligni che possedevano quelle persone. E questi spiriti maligni li fanno comportare in quel modo, li conducono ad agire in quel modo. Gli spiriti maligni incantano le persone, sono tutti gli effetti degli spiriti maligni. Queste cose sono state dette da Baba stesso, non è che sto facendo io un mixer, non è il mio modo di dire, l'ha detto proprio Baba. Qui le persone sono riuscite a imbrogliarvi e a ingannarvi perché hanno il potere degli spiriti maligni, quindi gli spiriti maligni possiedono quelle persone, è quello che ha detto. Baba Swami ha spiegato cosa sono questi spiriti maligni. In questo modo, l'uomo è sotto 7 gradini a Dio, gli spiriti maligni sono 6 gradini sotto Dio, quindi 6 passi. Gli spiriti maligni sono 6 passi sotto Dio, mentre le persone sono 7 passi sotto Dio, amici miei. Quindi gli spiriti maligni sono un piccolo passo sopra di noi, pertanto sono più forti degli esseri umani, sono più potenti e questi spiriti malvagi possiedono gli uomini e li faranno comportare in quella maniera, facendoli in modo che imitino Baba. Questo è ciò che ha detto Baba. E poi Swami ha detto che gli spiriti maligni avranno una forza leggermente maggiore perché sono un gradino sopra di me. Sotto di me, sopra l'uomo, lo spirito maligno è un gradino sopra l'uomo, quindi ha un po' più di forza. Quindi notate questa cosa, con questa forza in più hanno il potere di farsi mascherare e quindi di portare le persone alle imitazioni con successo, facendole mascherare da Dio. Quindi sono in grado di assomigliare a Dio, sono in grado di fingere. E questo è l'effetto degli spiriti maligni. Questo è ciò che Swami ha detto chiaramente. Cercate di capire questa cosa, per favore. Inoltre, in Satya Sai Speaks, volume 10, pagina 35, 22 novembre 70, nel discorso Swami ha detto: quali sono gli effetti? Bene, coloro che sono posseduti dagli spiriti maligni stanno drammatizzando, stanno recitando. E allora qual è il danno? Baba dice: le forze del male che sono progettate per danneggiare o eliminare la fede e la devozione. Le persone possedute da questi spiriti maligni danneggeranno la vostra fede, danneggeranno la vostra devozione. Quindi state attenti, questo è ciò che ha detto Swami. E grazie agli spiriti maligni saranno in grado di attirare la vostra attenzione. Saranno capaci di attirarvi con mezzi subdoli. Questa formulazione di Swami è eccellente, subdolo, sospetto, dubbio, qualcosa di sospetto. Deviato, loro attirano le persone perché sono possedute dagli spiriti maligni. Questo è ciò che ha detto Swami. Poi cosa fanno? Qual è il danno? Qual è il massimo risultato? Porteranno, devieranno, porteranno, allontaneranno i devoti, gli aspiranti, lontano dal percorso spirituale. Questo è il maggior danno ed è quello che sta accadendo oggi. Alcuni devoti sono stati allontanati dal percorso spirituale a causa di persone possedute dagli spiriti malvagi. So per certo che ci sono da 3 a 4 persone che hanno imitato Baba, tirando folle enormi, portando via poveri devoti, innocenti devoti dal percorso spirituale. E dove vi portano? Vi portano sul sentiero mondano, sul percorso dell'avarizia e della malizia. Quando siete sulla strada mondana, essa è piena di avidità e di malizia, piena di odio. Che cosa otterrete alla fine? Questo è ciò che ha detto Swami. Quindi, amici miei, finora potrei spiegarvi che cos'è questo mesmerismo, la possessione del male, gli spiriti mascherati dalla divinità, questi intrattenimenti di fantasie e il danno che potrebbe essere fatto a tutti noi.
Ecco, nel prossimo talk ve ne parlerò ancora. Per favore, ascoltatemi, poiché vi dirò ciò che Baba ha detto riguardo a questo.